A proposito di perdono, il perdono è della coscienza, è il punto di arrivo di un cammino che riguarda l'intimo e che esige una grande umanità. Il perdono è il brand del Dio di Gesù, il marchio di fabbrica. Il perdono, lo dice la parola, è un super dono, un iper dono. E Gesù su questo punto caratterizza tutto il suo insegnamento. Ad esempio dice: non va dato 7 volte, ma 70 volte 7. Va donato non solo agli amici, ma anche ai nemici. Certo, difficile, eppure solo il perdono spezza la catena dell'odio che altrimenti prosegue all'infinito. Noi diciamo anche che la condizione per dare e ricevere il perdono è di essere pentiti, ma Gesù va oltre. Sulla croce lui perdona i suoi crocifissori, e quelli erano ben lontani dall'essersi pentiti. Stavano anzi sotto la croce sua gongolanti e vittoriosi. Per avere quasi fisicamente il perdono di Dio, nella Chiesa c'è il sacramento della riconciliazione. Vediamolo come il più personale e intimo di tutti i 7 sacramenti. Ecco perché non è bello sovrapporlo all'Eucarestia, ad esempio. Uno va a messa la domenica e intanto si confessa, non è il massimo. Nella riconciliazione o confessione, ma è un modo superato di chiamarlo, l'amore di Dio Padre passa per Gesù e ci viene come colato addosso. Prende proprio le nostre forme, si attaglia perfettamente alla nostra situazione di vita del momento. È un sacramento da desiderare e da gustare in tutta la sua bellezza. Infine, non temiamo. Il nostro Dio non si lascia troppo facilmente offendere. Non ha l'offesa sempre pronta in tasca. Il peccato c'è, sì, ma non vediamolo dappertutto. E poi neanche noi dovremmo offenderci per ogni cosa, perché se ci pensiamo, il primo modo di perdonare agli altri è quello di non fare gli offesi per un niente.